Se pensi di navigare in modo anonimo semplicemente perché hai lanciato Chrome in modalità incognito, lasciami dire, ti sbagli veramente di grosso. Infatti durante la tradizionale navigazione su internet si seminano una quantità di tracce veramente impressionante che possono permettere in alcune circostanze anche di risalire alla tua specifica identità. Ed in particolare il tuo ISP, il tuo fornitore di connettività ad internet, è in grado di vedere tutto quello che navighi. Ciao, sono Zanna di Turbolab.it e nel corso di questo video realizzato in collaborazione con NordVPN vedremo proprio come evitare di essere tracciati durante la navigazione su internet e di navigare davvero in completo anonimato. Se l'argomento ti interessa, seguimi! Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Ebbene, come dicevamo, durante la navigazione su internet seminiamo veramente un sacco di tracce che ci permettono di essere identificati. In particolare, quando ci colleghiamo, ad esempio, ad un qualsiasi sito internet, chiaramente stiamo richiedendo una specifica risorsa, una pagina HTML, delle immagini, un video, ad un altro server remoto. Ovviamente questa è un'architettura standard che viene utilizzata quando navighiamo su internet, ma lo stesso paradigma è vero anche quando facciamo delle connessioni di file sharing in peer-to-peer. In questo caso stiamo semplicemente contattando un altro PC sulla rete internet invece di un server, ma il discorso è del tutto analogo. Quello che mi interessa farti capire è che prima appunto di raggiungere la nostra destinazione, però la nostra richiesta e il traffico scambiato attraversa una serie di nodi di rete che generalmente in questo contesto vengono chiamati OP. Quindi il nostro PC, in particolare attraverso innanzitutto il nostro router di casa, oppure quello dell'azienda o del fornitore della rete Wi-Fi che stiamo utilizzando, dopodiché il pacchetto di richiesta oppure di risposta, quando riceviamo appunto la risposta, attraversa la connessione del nostro Internet Service Provider, quindi il nostro fornitore di connettività, Fastweb, TIM, Iliad, Vodafone e chi per essi. A questo punto ci sono una serie di altri nodi intermedi che identifichiamo qui come Internet, ma si tratta semplicemente di un'altra serie di router gestiti da soggetti diversi dal nostro fornitore di connettività, fino finalmente a raggiungere la nostra destinazione. Su PC Windows in particolare è possibile vedere quali sono tutti questi nodi che stiamo attraversando utilizzando il comando traceroute, in particolare tracert, seguito dal nome del sito oppure del client che vogliamo contattare. In questo caso ad esempio lanciando turbolab.it come ho fatto io in questa immagine, come vediamo ci sono una serie di hop che vengono attraversati. Quindi il primissimo, questo qui, è il mio router di casa, dopodiché c'è il mio provider che impiega una serie di router intermedi, fino a raggiungere invece il router che sta davanti al fornitore del server di turbolab.it, fino a raggiungere infine il server che altro non è che un grosso PC che ospita il sito per ricevere una risposta. Ora, la cosa da tenere a mente di tutto questo flusso è che ognuno di questi nodi è tendenzialmente in grado di visionare il traffico che stiamo effettuando. Ora, che cosa sia in grado di visionare in particolare dipende da moltissimi fattori, in particolare se stiamo usando una connessione HTTPS, quindi crittografata, non è in grado di vedere i dati effettivamente scambiati, però generalmente è quantomeno in grado di vedere quantomeno quali siti stiamo contattando. Quindi ognuno di questi soggetti coinvolti, che come abbiamo detto sono molteplici, è in grado di vedere quali siti stiamo visionando, anche se effettivamente magari non può vedere i dati che sono stati scambiati nel dettaglio. In particolare, essendo il primo oppure secondo nodo dopo il nostro router di casa, il nostro service provider è in una posizione di forza proprio per carpire questo tipo di informazioni, proprio perché siamo costretti ad attraversare proprio il nostro provider prima di raggiungere qualsiasi altra risorsa. E se stai pensando chi se ne frega se anche il provider vede i siti che sto visitando, magari devi sapere che c'è una legge che obbliga tutti i provider che operano sul territorio nazionale italiano a mantenere i dati sui siti visitati dai clienti per un periodo che può essere fino a 6 anni. In particolare c'è un grosso elenco che costringe appunto i provider a tenere traccia di quali siti sono stati visitati da quali clienti e fornire questa documentazione all'autorità giudiziaria in caso venga richiesta. Chiaramente, senza citare il fatto che magari in caso il nostro provider subisse un hack, tutti i siti che abbiamo visitato potrebbero essere carpiti da questi registri e condivisi pubblicamente su internet. Ora, sono sicuro che non hai niente da nascondere, però
a me personalmente questa possibilità un po' disturba. Ma c'è anche un'altra circostanza che potrebbe interessarti, ovvero questa correlazione è anche di tipo geografico, ovvero tutti i nodi di rete che vengono attraversati dai dati che scambi con i server e con i client remoti potrebbero essere utilizzati anche per attivare dei geoblock, ovvero dei blocchi geografici. Che cosa significa? Che poiché tutti i nodi che attraversano la rete sono in grado di capire da dove proviene la connessione, in termini di paese geografico, potrebbero magari attivare dei blocchi che impediscono di accedere a determinati dati. Ad esempio, ci sono alcuni servizi come Pandora o Netflix che differenziano i propri contenuti a seconda del paese dal quale arriva la richiesta. Ad esempio, il sito pandora.com, che è un sito molto interessante di streaming musicale, è accessibile solo dagli Stati Uniti o comunque non dall'Italia. Ancora, su Netflix ci sono alcune produzioni che sono riservate al pubblico degli Stati Uniti ma che non sono disponibili in Italia. Quindi questo viene chiamato geoblock e impedisce appunto di accedere a taluni contenuti. Per risolvere entrambi questi problemi, che stanno comunque sotto all'ombrello di una maggiore riservatezza dei dati scambiati su internet, maggiore privacy e anche maggiore sicurezza, vengono in nostro soccorso i provider VPN. Di che cosa si tratta? Sostanzialmente sono provider che mettono a disposizione un server remoto al quale il nostro PC si collega. A questo punto il server remoto svolge il ruolo di intermediario e passa avanti e indietro al posto nostro tutti i dati scambiati, con la immediata conseguenza che tutti i dati scambiati dal server VPN in poi sembrano provenire dal server VPN e non sono immediatamente correlabili all'utente che effettivamente ha effettuato la richiesta. Per quanto riguarda invece il tratto tra il nostro router e il nostro provider, il server VPN ci mette a disposizione una connessione crittografata. Che cosa significa? Che poiché tutti i dati scambiati vengono crittografati prima di passare dal nostro sistema al server VPN, noi stesso nemmeno il provider è in grado di capire e di vedere quali sono i siti che abbiamo visitato. Quindi veramente, una volta instaurato questo tunnel, come si dice, tutto il traffico viaggia in modo completamente anonimo. Ora, chiaramente, come potrai immaginare, è di grandissima importanza scegliere un provider VPN che sia veramente affidabile. Ed è proprio per questo motivo che io raccomando di evitare come la peste tutti i provider di VPN gratuiti, semplicemente perché, poiché non stiamo pagando un abbonamento e poiché tutti questi fornitori devono comunque sopportare un costo per fornirci il servizio, viene da chiederci: ma se non stanno guadagnando con l'abbonamento, da dove stanno guadagnando? E infatti in al passato sono esplosi alcuni casi di server VPN gratuiti che vendevano i dati di navigazione dei clienti. Proprio per questo motivo quindi è importantissimo scegliere un provider affidabile, come può essere ad esempio NordVPN, che è appunto lo sponsor di questo video. Ebbene, io utilizzo personalmente NordVPN per le mie attività già da moltissimo tempo, proprio perché si tratta di un provider innanzitutto con una ottima storicità alle spalle. In particolare, se guardiamo un provider nato nel 2012, quindi nel 2023 ha compiuto appunto 11 anni di attività, quindi ha un'importantissima storicità alle spalle. È un provider utilizzatissimo che ha adottato tra l'altro una policy no log. Che cosa significa? Che non mantengono nessun log della navigazione, un dato che oltre a essere dichiarato da loro è stato anche verificato da un audit svolto da un'agenzia indipendente. Oltretutto la società alle spalle di NordVPN ha sede a Panama e quindi è fuori dalla giurisdizione degli Stati Uniti e dell'Europa e quindi non è tenuta a rispettare le loro leggi e non è nemmeno tenuta a condividere, anche sotto richiesta, i dati dei clienti. Quindi c'è la policy no log, che significa che non viene loggato niente, e in più c'è anche la difesa dal punto di vista normativo, per la quale anche se per caso dovesse essere loggato qualcosa, magari per errore, l'azienda non è tenuta a comunicarlo alle autorità degli Stati Uniti e dell'Europa. Innanzitutto, tra l'altro, cosa molto interessante, a partire da settembre 2020 l'infrastruttura di NordVPN opera su server dotati unicamente di memoria RAM e non di un disco fisso con memoria persistente. E quindi, proprio come succederebbe sul tuo PC quando hai un documento aperto e non salvato, ad ogni riavvio del server tutti i dati vengono eliminati in maniera totale. Nell'articolo testuale che trovi su turbolab.it trovi tutte le altre informazioni su NordVPN. In particolare, l'azienda non impiega nessuna limitazione di banda, quindi navigherai alla massima velocità concessa dal tuo provider, e ci sono addirittura dei server specializzati per le connessioni in peer-to-peer
peer-to-peer proprio per fare file sharing senza alcuna limitazione. Gli amici più tecnici possono dare un'occhiata ai protocolli supportati. In particolare c'è NordLynx, che è una soluzione proprietaria basata su WireGuard, che è l'ultimo protocollo open source di sicurezza. È stata potenziata per evitare anche alcune fughe di informazioni che possono verificarsi con il WireGuard normale. Bene, arrivato fino a qui, spero di essere riuscito a farti capire perché è necessario, se tieni al tuo anonimato in rete, utilizzare una soluzione VPN. Ma vediamo come si utilizza NordVPN in pratica. Il primissimo passo è quello di seguire il link che trovi nella descrizione del video qua sotto per aprire la pagina di registrazione di NordVPN, dalla quale appunto puoi registrarti e ottenere un abbonamento. In particolare, nel momento in cui scrivo, è in corso una promozione che ti offre uno sconto del 63% su tutto il tuo pacchetto. Abbonamento che tra l'altro può essere utilizzato fino a 6 client in particolare, quindi potrai utilizzarlo magari sul tuo PC Windows, ma anche sul tuo MacBook portatile e anche sul tuo smartphone Android oppure iOS, perché il client è disponibile per tutte le principali piattaforme. Se ancora non sei convinto, puoi procedere con la massima tranquillità proprio perché c'è la garanzia soddisfatti o rimborsati per 30 giorni. Ovvero, se non sei soddisfatto, hai 30 giorni di tempo per richiedere il rimborso totale della spesa. Una volta sottoscritto l'abbonamento non devi fare altro che scaricare il client. Io in particolare ho cliccato qui, scarica l'app, e ho scaricato l'applicazione per Windows che si presenta in questo modo. A questo punto una serie di rapidi click qui sull'applicazione NordVPN e dentro pochissimi istanti, io l'ho già fatto, siamo operativi. Potremmo eseguire login e ci troviamo davanti ad una schermata simile a questa. Questa è proprio la schermata di configurazione iniziale. Innanzitutto abbiamo la possibilità di scegliere se connetterci alla VPN automaticamente, cosa che personalmente ti raccomando. Ancora molto interessante è la possibilità di attivare un internet kill switch. Che cosa significa? Che lasciando su on l'interruttore, come ti raccomando di fare, la connessione ad internet verrà completamente bloccata in caso per qualsiasi motivo dovesse cadere la connessione VPN, e questo fa sì che anche in caso si verifichi un problema tecnico per cui il client VPN per qualsiasi motivo perda la connessione al server, la connessione ad internet verrà interrotta e quindi non sarai esposto ad eventuali rischi di perdite di anonimato. Semplicemente internet non funzionerà più e non dovrai fare altro che riconnetterti con il client per poter ricominciare ad accedere ad internet. Questa, secondo me, è una feature molto molto interessante del client NordVPN. Per il resto c'è la Threat Protection, ovvero la protezione contro molteplici tipi di minacce. In particolare c'è un blocco della pubblicità integrato, ma anche il blocco di tutti i JavaScript e di tutti gli altri orpelli che permettono agli inserzionisti pubblicitari di tracciarti in rete, oltre al fatto di bloccare i siti insicuri oppure i download malevoli che possono contenere virus o quant'altro. Ma proseguiamo, andiamo avanti, ed ecco qua, questa è la primissima schermata di configurazione. Ci sono un'altra serie di strumenti che possiamo valutare di scaricare, in particolare NordPass è un gestore di password e NordLocker è uno strumento di archiviazione in cloud disponibile sul sito di NordVPN. Eccolo qui, una volta cliccato ho terminato la configurazione, eccola qua, ed entriamo immediatamente nel vivo del client NordVPN. Innanzitutto, in questo momento, come stai vedendo, il client immediatamente si è connesso ed in particolare ha scelto automaticamente il server migliore. A questo punto, con la connessione VPN instaurata, la primissima cosa che ti raccomando di fare è cercare My IP su Google, My IP, e visitare un sito come questo che ti permette appunto di vedere qual è il tuo indirizzo IP e da dove sembra che tu ti stia connettendo. Ecco, come vediamo, innanzitutto questo punto, questo indirizzo IP non è quello del mio PC, proprio perché questo è l'indirizzo IP del server VPN. Possiamo anche verificarlo in un altro modo, tornando al client NordVPN e ad esempio selezionando un punto di uscita diverso, quindi un server VPN diverso. In particolare io ho scelto la bandiera della Germania, eccola qua, si è già connesso ad un server VPN ubicato in Germania. Ora se refresciamo la pagina, come vediamo qua sotto, sembra proprio dal punto di vista di tutti i nodi, tutti gli hop che intercettano la nostra connessione, che l'origine della nostra connessione sia in Germania, proprio perché appunto ci stiamo connettendo attraversando un server di uscita in Germania. Ancora, il gioco dovrebbe essere chiaro: se vogliamo far finta di essere negli Stati Uniti, se basta cliccare appunto qui sulla bandiera degli Stati Uniti, ed ecco qua di nuovo che se facciamo la nostra prova, a questo punto dovremmo essere tracciati perfettamente come usciti dagli Stati Uniti. Questo, oltre a garantirti la massima sicurezza e il massimo anonimato, proprio perché, come ho già detto, tutto il traffico sembra
originarsi dal server VPN. Ci permetterà anche di scavalcare i blocchi geografici. Torniamo sul nostro client VPN e selezioniamo di nuovo l'Italia per quanto riguarda la connessione. A questo punto torniamo in Google e apriamo un sito come pandora.com, che come dicevo prima è un sito appunto di streaming musicale che, come dicevo, non è accessibile dall'Italia. Quindi se io voglio utilizzare Pandora e sono un utente italiano, non posso farlo perché per motivi commerciali il sito non è disponibile agli utenti italiani. Ma cosa dobbiamo fare a questo punto? Basta semplicemente riprendere il nostro client VPN, instaurare la connessione VPN verso un server negli Stati Uniti e a questo punto, se apriamo nuovamente il sito di pandora.com, come vediamo si sta già aprendo senza nessun problema, proprio perché il server remoto, quindi il server di Pandora, crede che la nostra connessione si stia originando dagli Stati Uniti. Vale la stessa cosa chiaramente anche navigando su Netflix. Vediamo ad esempio netflix.com. Se noi proviamo ad aprire Netflix, in questo momento ci verrà visualizzata la pagina di Netflix negli Stati Uniti. Eccolo qua, lo vediamo già perché è tutto in lingua inglese. Chiaramente se ora proviamo a fare una registrazione potremo accedere ai contenuti di Netflix che sono in esclusiva per il pubblico statunitense e non sono stati resi disponibili in Italia. Tutto questo ha anche degli interessanti benefici in termini di sicurezza, ad esempio se utilizziamo un servizio come Shields Up, che ci permette appunto di effettuare una scansione delle porte aperte sul nostro PC, vedremo che appunto, come visualizziamo in questa schermata, tutte le porte sono stealth, ovvero sono inesistenti, sembra proprio che non risponda nessuno. Questo avviene proprio perché il server VPN ci sta facendo da scudo, quindi tutti i tentativi di scansionare le porte aperte si infrangono sul server VPN che, essendo ben configurato, non mostra porte aperte. Ma diamo rapidamente un'occhiata anche alle altre funzionalità del client VPN. Cliccando qui sulla freccetta, in particolare abbiamo un'altra serie di opzioni molto interessanti. Ad esempio, IP dedicato ci permette di richiedere tramite un'opzione un IP fisso che verrà riservato apposta per noi. Che cosa significa? Che alla nostra connessione verrà associato un indirizzo IP fisso immutabile che rimarrà sempre quello sulla VPN remota. Questo è molto utile in ambienti professionali, ad esempio per chi debba farsi autorizzare l'accesso a risorse remote e voglia in particolare farsi utilizzare l'accesso a risorse remote ma voglia comunque utilizzare una VPN. In questo modo sarà possibile autorizzare e mettere in whitelist l'IP fisso assegnato da NordVPN ed ecco che potremo utilizzare lo strumento con la massima sicurezza pur accedendo alle risorse riservate. Per il resto, Double VPN è una cosina che NordVPN raccomanda agli attivisti politici e a tutti i soggetti che possono essere veramente in pericolo di vita se vengono intercettati. Che cosa succede? Cliccando su Double VPN, quello che succede è che vengono instaurate due connessioni VPN, ovvero si attraversano due server prima di raggiungere la nostra destinazione remoto e in questo modo è ancora più difficile per qualcuno riuscire a rintracciarci. Per il resto, server offuscati sono molto interessanti per gestire quelle situazioni in cui un determinato servizio riesca ad accorgersi che stiamo utilizzando un server VPN e per ragione sue abbia bloccato l'accesso alla risorsa dagli utenti che utilizzano una VPN. Non sono riuscito a provarlo, però sostanzialmente la promessa di NordVPN è che utilizzando uno di questi server offuscati vengano adottati tutte le contromisure per impedire ai servizi remoti di rilevare che stiamo utilizzando una VPN. Per il resto, Onion Over VPN viene instaurato da prima un tunnel verso un server VPN e poi la connessione attraversa la rete Onion, quindi quella della rete decentralizzata Tor. Il vantaggio è appunto che abbiamo ancora più anonimato perché oltre alla VPN attraversiamo anche la rete Onion, che è generalmente studiata proprio per garantire il massimo anonimato e oltretutto, poiché è gestita in modo decentralizzato, è una rete aperta, fondamentalmente abbiamo anche la possibilità e la garanzia che non ci siano delle corporate, quindi dei soggetti che si stanno intromettendo. Con il risolto della medaglia però che, poiché la rete Tor è gestita da appassionati ed è decentralizzata ed è sempre perennemente sovraccarica, la navigazione potrebbe risultare alquanto lenta. Per il resto, P2P è appunto quello che dicevamo prima, quindi una serie di server che NordVPN promette essere ottimizzati proprio per le connessioni file sharing, per condividere file in modalità peer-to-peer. Scendendo ancora un po' in basso, appunto abbiamo la possibilità di scegliere quale specifico paese
vogliamo contattare. In particolare in questo momento, come stiamo vedendo, io ho scelto la Finlandia ed ecco che siamo connessi ad un server operante in Finlandia. Qui c'è una lista veramente infinita di paesi dai quali possiamo uscire, perché in questo momento NordVPN mette a disposizione oltre 5.000 server in tutto il mondo. Per quanto riguarda alcuni paesi, come ad esempio gli Stati Uniti, di nuovo abbiamo persino la possibilità di scegliere delle città specifiche. Quindi cliccando ad esempio qui, io ho scelto New York, ci siamo connessi non al server ottimale negli Stati Uniti, ma proprio al server di New York, e quindi tutte le connessioni sembreranno avvenire proprio da questo territorio. Ora, uno dei problemi storici delle VPN di più vecchia generazione è che appunto tendono a essere molto lente. Con NordVPN questo problema non sussiste nel modo più assoluto e la velocità è appunto prossima al massimo per permesso dalla mia linea. Per il resto, nell'interfaccia del client NordVPN troviamo un'altra serie di opzioni molto interessanti. In particolare qui abbiamo la Threat Protection, che ci fornisce una panoramica dei siti che abbiamo contattato ed eventualmente di quali risorse sono state bloccate. Per il resto, ancora qui sotto abbiamo la possibilità di accedere alla MeshNet, una funzionalità molto interessante esclusiva di NordVPN, che ci permette appunto di creare una rete locale ma globale. Che cosa significa? Che potremo aggiungere i nostri dispositivi a una stessa rete MeshNet e dal punto di vista del networking sembrerà che facciano tutti parte della stessa rete locale, anche se in realtà si trovano dalle parti opposte del globo. Questa può essere una soluzione molto interessante sia per chi vuole giocare, magari vuole organizzare dei LAN party, ma anche per i gruppi di lavoro che magari siano distribuiti in tutto il mondo e sino alla ricerca di una metodologia per uniformare e velocizzare i flussi di lavoro. Per il resto, qua sotto di nuovo abbiamo il Dark Web Monitor, molto interessante. C'è appunto la possibilità di ricercare sul Dark Web, quindi sui marketplace nei quali i criminali si scambiano dati rubati, se è presente il nostro indirizzo email o delle altre nostre informazioni personali, ed eventualmente di chiedere automaticamente la rimozione tramite questo strumento. Questa parte è sicuramente molto interessante visto tutti i furti di informazioni che stanno avvenendo in questo periodo. Un'altra cosa che mi è piaciuta moltissimo e che sicuramente piacerà moltissimo a tutti gli smanettoni in ascolto è il ricchissimo pannello di impostazioni. Davvero ragazzi, ce ne sono per tutti i gusti. In particolare qui da generale possiamo scegliere appunto di avviare l'app automaticamente. C'è anche la possibilità di limitare i processi in background e veramente ci sono tantissime opzioni. Per quanto riguarda la connessione, ad esempio, abbiamo la possibilità di scegliere il protocollo VPN da utilizzare, se instaurare automaticamente la connessione VPN ad ogni accesso oppure solo su determinati reti, se ci sono appunto delle wifi che vogliamo determinare come affidabili, sulle quali non deve scattare l'automatismo della connessione VPN. Ancora, che cosa succede quando chiudiamo il client, se vogliamo utilizzare un DNS personalizzabile, e anche molto molto interessante la possibilità di mantenere il PC visibile sulla LAN, un'opzione necessaria se ad esempio utilizziamo anche il computer per condividere dei file in rete locale ma vogliamo utilizzare comunque una VPN per accedere ad internet, ma localmente comunque il PC deve rimanere accessibile. Questa è una funzionalità molto interessante. Per il resto, altre cose importanti di questo pannelletto della configurazione: ci sono una serie di opzioni per il kill switch, quindi come dicevamo prima la possibilità di bloccare l'accesso ad internet in caso cada la connessione VPN per rimanere completamente protetti ed evitare la fuga di informazioni e di dati. Quindi kill switch attivabile o disattivabile, e per il resto molto interessante questa opzione che ci permette di disattivare l'accesso ad internet solo quando la connessione VPN cade in maniera imprevista, oppure se vogliamo essere ancora più sicuri la seconda opzione che ci permette di disattivarla proprio completamente anche quando manualmente andiamo a disattivare la connessione VPN dal client. Ancora c'è la possibilità di scegliere invece se, invece di bloccare completamente l'accesso ad internet per tutto il PC, selezionare per il kill switch solo determinate applicazioni. Ancora proseguendo abbiamo la possibilità di attivare uno split tunnel, ovvero sostanzialmente la possibilità di attivare la rete VPN solo per determinate applicazioni invece che per tutto il PC, magari perché vogliamo che determinati programmi attraversino la VPN mentre per altri ci sta bene che la connessione avvenga in modo diretto. Oltre all'applicazione per PC Windows, come dicevamo in apertura, NordVPN è disponibile anche per tutte le altre piattaforme. In particolare io ho avuto modo di provare e in dettaglio l'app per Android, che funziona veramente bene ed è semplicissima da utilizzare. Appunto si installa tramite Google Play, semplicemente cliccando installa come qualsiasi altra app. Una volta installato l'utilizzo è veramente semplicissimo, basta fare login e ritroveremo le stesse funzionalità che abbiamo descritto appunto nel video per l'applicazione Windows, quindi la possibilità di scegliere un server
speciale, scegliere un nodo di uscita a nostra discrezione, per poi procedere con tutti gli altri test che abbiamo visto in precedenza. Io di nuovo ecco qua questa schermata, questo è uno screenshot del mio telefono Android che era connesso appunto ad un server VPN negli Stati Uniti e quindi il test rilevava appunto la mia connessione come se mi trovassi negli Stati Uniti e di nuovo era stata anonimizzata proprio perché stavo attraversando un server VPN anche da Android. Bene, come dicevo in precedenza, io personalmente sono cliente NordVPN da molti anni proprio perché mi trovo benissimo, il servizio è perfettamente affidabile, è sempre velocissimo e il provider appunto con oltre 11 anni di attività alle spalle è sicuro e degno di fiducia. Io nello specifico utilizzo generalmente NordVPN non tanto per l'anonimato ma per la necessità di avere il tunnel crittografato, proprio per essere sicuro che magari quando mi trovo in giro e magari sono connesso ad una rete potenzialmente insicura tutte le informazioni che scambio con internet siano crittografate al 100% inaccessibili, anche in caso magari la rete insicura fosse spiata da qualcuno. Invece utilizzando il client VPN ho sempre la tranquillità che appunto tutti i miei dati sono crittografati e posso utilizzare tutte le mie risorse, soprattutto quelle lavorative, con la massima tranquillità di non essere spiato. Bene, da Zane di Turbla.it è tutto, come al solito se il video ti è piaciuto non dimenticare di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla piccola campanella che trovo di fianco. Mi raccomando, non dimenticare la campanella. Al prossimo video, ciao!